Ovviamente arrivare per ultimi ha qualche vantaggio perché molte cose sono state già dette e quindi si può essere più sintetici, però anche grandi svantaggi, forse un primo senso di affaticamento e poi il rischio di dire, di ripetere, il rischio di ripetersi. Credo che la cosa più importante, ecco, nell'economia del nostro convegno è capire che noi con questa sessione ci avviciniamo alle conclusioni e vorremmo, la nostra mission dovrebbe essere quella di preparare la volata alle conclusioni di Francesco Profumo di domingo e quindi non soltanto dire cose interessanti, analisi interessanti, ma cercare di capire dove andiamo e che cosa, in modo da non fare soltanto una discussione dotta e interessante, ma qualcosa che ci resti poi anche qualche cosa su che cosa fare. Quindi ecco, io dal mio punto di vista mi limiterò a dire solo due cose per cercare di orientare la discussione in quella discussione. Anzitutto io credo che i temi sono tantissimi, tutti interessanti, li abbiamo affrontati d'altronde molti già nelle sessioni precedenti. Io credo che sarebbe importante, proprio al fine di arrivare alle conclusioni, di concentrarsi sul cambiamento e sulla risposta al cambiamento. Mi pare evidente, da quello che abbiamo sentito fino adesso, che è in atto un cambiamento importante, un cambiamento fondamentale, un cambiamento a 360 gradi, riguarda il mondo delle professioni, riguarda il lavoro e l'impatto delle tecnologie sul lavoro, riguarda la società, riguarda le comunità, dalla famiglia alle comunità locali, riguarda le istituzioni, riguarda i singoli, riguarda come il singolo si pone rispetto al cambiamento nella sua umanità integrale, diremmo, per riprendere la bella espressione di Paolo VI, anche nelle relazioni interpersonali. Quindi ecco, la risposta al cambiamento, credo, il mio invito ai relatori è proprio teniamo conto appunto di dover dare indicazioni in quella direzione. La seconda indicazione che mi permetterei di suggerire riguarda l'eredità di pensiero e la mission in qualche modo della nostra fondazione, che è un think tank prestigioso, un network di professionisti, di persone di grande esperienza, molto, molto ricco, e che però ha questo valore aggiunto in qualche modo da coltivare. Ecco, far tesoro e valorizzare un'eredità del pensiero economico e sociale della Chiesa che è molto ricca e che noi, ovviamente si tratta di valori senza tempo e universali, ma che vanno declinati e vanno posti in rapporto a questo cambiamento fondamentale. Da questo punto di vista credo che l'intervento dell'Arcivescovo di Torino sia stato molto interessante, devo dire è stato molto molto breve ma molto ricco, tanto ricco quanto breve, e ci ha dato già delle indicazioni, io stesso ne avrei di indicazioni, ma credo che sia importante far riferimento alla nostra cultura, ai nostri valori, per capire che cosa hanno, che cosa possono dare di più nella riflessione che c'è già, e che è già molto ricca e ampia su questi temi. Ecco, io prendo solo uno spunto dalle cose che ha detto l'Arcivescovo, questo, poniamoci nella logica dell'evangelizzazione. Ecco, qui c'è, vi richiamo questo bel libro di un sociologo francese, si chiama Bellamy, che si chiama Les Déshérités. Lui fa una critica spietata della cultura, delle istituzioni della cultura, della scuola, della famiglia, che ha creato nei giovani di oggi dei diseredati, perché sono giovani a cui noi non trasmettiamo nulla, perché noi gli diamo tante cose, gli diamo tanti strumenti, tante tecnologie, ma non gli diamo un'eredità di valori, e quindi loro si trovano in qualche modo senza avere questi fondamenti. E quindi il sottotitolo del libro è L'urgenza della trasmissione, quindi l'invito all'evangelizzazione vista proprio come trasmissione, trasmettiamo qualcosa, che cosa noi trasmettiamo, che cosa noi abbiamo da trasmettere. Mi fermo qui per dare la parola al panel di personalità, di esperti che noi abbiamo, che è un panel molto diversificato e ricco, che ci porta a far tesoro di esperienze, di culture e di professionalità molto diverse. E quindi adesso li presenterò nel dare loro la parola. Cominciamo da Camilla Borghese, credo che siamo anche in ordine alfabetico secondo il programma. Beh, Camilla, non devo presentarvela, la conoscete bene, la nostra vicepresidente
svolge un ruolo importante nell'industria, cioè questa industria in cui è ricercatrice, che si occupa di biotecnologie, di tecnologie biomedicali, quindi ecco, è ricercatrice lei stessa, quindi è in un settore di punta, in una professione di punta, in un settore di punta, quindi credo ci possa dare un feedback importante sul ruolo che il cambiamento ha avuto e sta avendo dal punto di vista della frontiera dell'industria e delle applicazioni della ricerca all'industria. Camilla. Vi ringrazio per avermi dato questa opportunità di essere di partecipare a questo tema che è affascinante, perché ci coinvolge quotidianamente tutti. Io lavoro nell'Istituto Biochimico Italiano, che produce ed esporta prodotti farmaceutici. Il pilastro dell'azienda sono le penicilline iniettabili sterili. E è un'azienda familiare, ma non per questo non ci adeguiamo a tutta quella serie di regole che servono oggi per produrre, per vendere. E soprattutto nel farmaceutico è assolutamente un obbligo, perché non potremmo rimanerne fuori. Noi ho messo il mondo come sfondo perché noi forniamo tutto il mondo e proprio per questo dobbiamo seguire tutte le regole che ci impongono. Ho provato a fare un brevissimo flash, a darvi un flash per farvi capire quali sono l'iter che fanno i prodotti. Quando arriva la materia prima in azienda deve essere identificata ed entra in tutto un software e iniziano a generarsi i dati su questo prodotto che devono parlare tra di loro e questo è sempre più necessario e deve essere sempre molto veloce. Questa pistola dà una prima analisi in 6 secondi e si collega al software, poi ci sono tutti i passaggi, non so se fischia il microfono, se sono troppo vicina. Più vicino? E tutto viene registrato, tutti i procedimenti, tutti i processi sono registrati, sono regolati, deve essere possibile revisionare tutto il processo. Quindi questo è un cambiamento di data, c'è stato un errore e questo poi deve essere giustificato e deve avere un'analisi del rischio, deve avere una relazione su perché è avvenuto questo cambiamento. E l'audit trail che devono saper fare tutti in azienda, gli operatori. Segue dopo anche tutto il processo proprio nelle varie fasi di produzione e nell'analisi. E tutti devono seguire, questo serve anche per garantire la qualità al sistema. Non si possono verificare così delle alterazioni perché verrebbero subito rilevate e non potrebbero essere rilasciati i prodotti sul mercato. C'è proprio un blocco. E arriveremo sicuramente al batch record stampato direttamente dalle macchine senza più l'intervento dell'uomo, che poi deve essere analizzato e controllato dagli operatori. Industria 4.0 e quindi all'interno dell'azienda, l'ultima implementazione che abbiamo fatto quest'anno, perché ogni volta che implementi un nuovo software, un nuovo meccanismo deve essere validato, e adesso partirà per gli Stati Uniti appunto la serializzazione, che non è altro che una tracciabilità del prodotto da quando viene prodotto al consumatore. Con il codice a barra chiunque può identificare se questo prodotto è stato contraffatto, non viene erogato, se è stato rubato viene bloccato, quindi non può essere venduto. È alla tutela del consumatore e deriva dal Drug Supply Chain Security Act e c'è la sua bella nuvola che è negli Stati Uniti e che genera
attraverso un sistema dei numeri che si integrano con quelli dell'azienda, con quelli del prodotto, sono scaricati sul server aziendale e sulla linea vengono stampati sul cartone, sul box, sul pellet. E sono sicuramente un'implementazione che poi verrà anche introdotta in Europa. Ho fatto, venendo a questo a parlarvi, sono andata anche a cercare di capire esattamente quali sono tutte le tecnologie che sono alla base di questa della rivoluzione industriale, la quarta rivoluzione industriale, che permettono ai sensori di connettersi ai sistemi informatici, di seguire i processi. Mi piace qui evidenziare che questi si possono autocontrollare, come c'era l'esempio della locomotiva, la macchina che dice il proprio guasto, anche le nostre linee devono metterlo in evidenza, e sempre di più si va verso questa robotizzazione, implementeremo linee anche in questo senso. Però tutto questo non ci siamo forse mai, almeno io, non ho mai riflettuto su perché è possibile, ed è possibile grazie a delle personalità che hanno nel secolo passato messo, sviscerato delle tecniche e per esempio quello del codice a barra, non ne abbiamo mai parlato, il codice a barra è dappertutto, è una cosa normale, tutto funziona solo con questo barre lineare sui prodotti che sono state sviluppate nel 48, ma che poi sono state implementate soltanto nel 73, perché era necessario lo sviluppo di tante altre tecnologie perché questa potesse funzionare. Quindi in realtà chi l'ha messa in piedi è morto a 38 anni Bernard Silver, non ha visto come è stato utilizzato in mille modi diversi, ed è stato utilizzato solo grazie allo sviluppo del laser, perché i lettori dovevano essere costruiti in una maniera più accessibile, se il prezzo è troppo alto non può essere utilizzato. E quindi questo mi ha spinto a una riflessione, perché lo vedo anche dal punto di vista scientifico. Oggi, se non riesci a costruire sulle conoscenze degli altri, se non sei interattivo, se sei da solo in cima a una montagna, non concludi niente. Devi assolutamente essere in grado di costruire su quello che c'è e di far interagire diversi sistemi. Questo è ovvio che rende molto molto complesso tutto quello che facciamo, perché deve esserci una conoscenza interdisciplinare. Assolutamente, per riuscire a sfruttare al pieno tutto quello che tutte le opportunità tecniche che ci sono. Ho fatto solo un esempio di questo Horizon 2020, dove abbiamo partecipato a questo bando. Quando io ho letto questo bando per la prima volta, ho detto sì, bellissimo, ma quella frasetta lì in fondo, using self-assembly system per riuscire a mettere l'RNA dentro le nanoparticelle, ma assolutamente, io non ci credo. Ma che cosa vogliono dire questi qui a Bruxelles che si sono inventati questo self-assembly? Metti l'RNA, metti il lipide, metti i solventi, ma non è che si forma da sola. E invece hanno sviluppato un sistema, noi lo stiamo adoperando, stiamo lavorando su questo progetto. Effettivamente ci sono, se uno va a selezionare effettivamente tutti i parametri critici, il flusso, il rapporto tra diversi solventi, lipidi, si riesce a fare una nanoparticella che è self-assembly, dove metti i flussi, si generano, entrano con determinati, esce una nanoparticella che è riproducibile, che ha sempre le stesse caratteristiche, che la facciamo noi, perché tutti i 9 e gli 8 partecipanti a questo progetto hanno questa macchina, utilizzano gli stessi parametri e esce lo stesso nanoparticella. Questo mi ha fatto molto pensare, perché occupandomi anche di ricerca vedo quanto è difficile portare avanti dei progetti, e nella natura, se uno pensa a un seme, questo succede regolarmente senza che nessuno ci pensi. Quindi in realtà la natura è fantastica ed è self-assembly assolutamente. Si regola anche da sola, perché c'è anche un meccanismo di autocontrollo.
Cambiano i mestieri, sì, cambiano i mestieri. Il meccanico con la chiave inglese in mano non è assolutamente più oggi visibile. L'operaio in realtà è diventato un pilota che ogni giorno crea sul suo posto di lavoro, imposta la macchina perché gli dia quella produzione di cui ha bisogno. Sicuramente oggi con tutti i software che sono disponibili, le donne hanno le stesse opportunità di un operaio robusto. Sottolineo che c'è bisogno di una grande capacità critica e di pensiero laterale per riuscire a gestire tutte le informazioni che sono spesso complesse e contraddittorie. E quindi la formazione, si parlava di donne, noi siamo un'azienda al femminile, ho 4 figlie, una ha studiato chimica, tecnologia farmaceutica, l'altra meccanica e ingegneria gestionale, e la terza sta facendo energie rinnovabili, non hanno avuto quella in ingegneria meccanica, grandissime opposizioni, gli hanno chiesto ma perché lo fai? Perché la famiglia che vuole che lo fai, questo corso di laurea? Comunque, qui ci sono tantissimi nuovi corsi di laurea e soprattutto l'azienda si impegna anche a formare i propri dipendenti, perché si deve imparare lavorando, perché mancano tutti questi skills. E noi abbiamo assunto delle persone, ma è difficilissimo trovare chi sa mettere le mani in questo sistema e avere anche un controllo sui sistemi che devono essere validati. L'IT oggi ha un grandissimo potere in azienda perché ha i codici di tutti i software. E veniamo al... Il professor Garonna mi ha chiesto di analizzare i vantaggi e gli svantaggi, ho fatto una SWOT analisi, abbiamo guadagnato in velocità ma abbiamo perso in sentimento perché i sentimenti non hanno più spazio. Possiamo produrre grandissime quantità di prodotto per unità di tempo, quindi molto più veloci, sono più riproducibili, però abbiamo più sicurezza, ma dall'altro ci siamo irrigiditi perché non puoi sgarrare di un minuto perché quello è il procedimento, la macchina è tarata in quel modo e non puoi uscirne. C'è un po' di esclusione perché se mancano le competenze non puoi lavorare. Era più facile prima acquistare le competenze, facevi una formazione di un mese e potevi andare sulla linea, oggi non è più così. Non abbiamo il tempo di approfondire, secondo me si perde anche quello spazio che era dedicato ai lavori artigianali. Certo, abbiamo guadagnato, è un'opportunità, la flessibilità di orario, lo smart working, perché tramite la piattaforma puoi accedere anche non stando sul posto di lavoro, ma stando addirittura in un altro paese. Il nostro esperto regolatorio per la Food and Drug Administration, uno sta in America e uno sta in India. Trovare l'ora per parlarsi è molto complicato, ma funziona. Quindi è inclusivo, quindi anche chi non è in un paese, diciamo, sviluppato può partecipare se ha la formazione adeguata. Quindi la sfida è tutta sulla formazione, sugli skill, e la leadership però rimane per motivazione, bisogna valorizzare i talenti, il che significa riuscire a indirizzare le persone verso quello che sono più propense a fare. Bisogna dare fiducia perché tutto questo sistema è legato alla fiducia. E, mi è piaciuto tantissimo, e ve lo ripropongo, il discorso che il nostro Santo Padre ha fatto nella sua visita allo stabilimento a Genova dell'ILVA il 27 maggio. Gli hanno fatto delle domande, una era sull'industria 4.0, e lui ha evidenziato come nella dottrina sociale della Chiesa il lavoro umano è visto come una partecipazione alla creazione, e siamo proprio su questo, sul self-assembling e sulla taratura della linea produttiva secondo certi parametri, che è un po' una creazione. E quindi dobbiamo solo affrontare con responsabilità le nuove tecnologie, e
soprattutto dobbiamo trasferire fiducia a tutti i nostri collaboratori, perché se si mina questo tessuto di fiducia, quando ci sono le crisi l'azienda si sfilaccia. Invece questo rapporto di fiducia, questo lavorare insieme, questa condivisione deve essere assolutamente la corda che tiene insieme l'azienda. Vi ringrazio. Grazie mille. Quindi la ricerca crea grandi opportunità, anche grandi rischi, ma è importante, mi pare, di sottolineare che l'analisi dell'impatto che la ricerca ha sui processi produttivi, perché questa diventa decisiva, e da questo punto di vista è anche il contesto che gioca un ruolo, quindi il ruolo delle politiche, il ruolo del quadro regolamentare, il ruolo del quadro legislativo e degli incentivi e disincentivi impliciti anche nel funzionamento di questi quadri. Ora do la parola con piacere al dottor Ciro Caffiero, avvocato giuslavorista, che ci porta un'esperienza diversa, è anche professore di queste materie, ma è un esperto di diritto del lavoro e quindi di modelli contrattuali, di sistemi di rappresentanza, della voice, quindi del lavoro, diciamo, e della capacità di far valere i suoi bisogni, e quindi è un punto di vista interessante, diverso e complementare. Prego. Grazie a tutti, per me è un onore essere qui. Nei miei 10 minuti vorrei trattare sinteticamente alcuni punti per dare delle chiavi di lettura e stimolare il dibattito. Il mio intervento si articolerà essenzialmente su 3 punti. La nuova organizzazione del lavoro in conseguenza della rivoluzione tecnologica, le nuove tutele ed infine ho redatto alcune domande da formulare semmai al sindacato, quindi il nuovo ruolo del sindacato in questo contesto. Partiamo dal primo punto, nuova organizzazione del lavoro. La rivoluzione tecnologica, quella che noi viviamo, la quarta, quella che fa sotto il nome di Industry 4.0, è la rivoluzione in grado di disintermediare le categorie che noi conosciamo, cioè le categorie dei vecchi rapporti di lavoro, quella della subordinazione. Parlo delle categorie dello spazio, delle categorie del tempo, della categoria del potere direttivo, cioè del potere gerarchico in azienda. Ciò per un motivo semplice, perché grazie alla possibilità di lavorare da remoto, quindi working anywhere anytime, come ha ben detto un recente rapporto dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, ciascuno potrà lavorare nell'ottica della propria produttività, quindi al di là del potere direttivo gerarchico dietro l'organizzazione del datore di lavoro. Potrà lavorare secondo i tempi che ritiene opportuno e quindi al di là del canonico orario di lavoro giornaliero, delle famose 8 ore che noi tutti conosciamo, potrà lavorare negli spazi che ritiene opportuno e quindi non necessariamente in azienda, lo spazio della fabbrica che sino ad oggi, o meglio per tutto il Novecento fordista, post-fordista ma anche taylorista, ha costituito l'unico posto in cui il lavoratore doveva recarsi per svolgere la propria prestazione di lavoro. Riflesso condizionato di questa nuova organizzazione, che molti definiscono organizzazione TIL del lavoro, a foglia d'arancia, sono forme di lavoro come lo smart working e il crowd work. Lo smart working, come tutti sapete, ha ricevuto dal nostro legislatore una configurazione legislativa con la recente legge 81 del 2017, seppur resta imbrigliato per la tendenza del legislatore a irrigidire negli schemi della subordinazione, un passo verso l'autonomia di queste nuove forme di lavoro. Lo smart working è essenzialmente con il quale può lavorare non solo da casa, ma volendo anche dai Caraibi, secondo un proprio orario di lavoro e secondo il potere di definire la propria produttività. O ancora il crowd work, meglio ancora. Il crowd work è il cosiddetto lavoro nella folla, quello che viene definito dai media come il lavoretto della gig economy. Grazie al crowd work, una piattaforma digitale situata da una parte opposta del mondo può tendenzialmente offrire una commessa a un lavoratore situato dalla parte esattamente opposta.
Si tratta, a mio parere, di una grossa opportunità soprattutto per i lavori del sud del mondo. Penso all'Africa, coloro i quali potrebbero lavorare grazie a una semplice connessione internet e da un iPhone per piattaforme collocate nei paesi produttivi e dunque potrebbe risolvere grossa parte del problema occupazionale mondiale. Fatto questo quadro, andiamo brevemente sul secondo punto e parlo delle tutele. Se è vero, come abbiamo detto e visto, che vengono meno le categorie dei vecchi rapporti di lavoro ed in particolare della subordinazione, è pur vero che crolla il sistema di tutele che ha caratterizzato tutto il nostro Novecento. Il lavoratore subordinato ad oggi è tutelato da alcuni articoli del Codice Civile, dalle leggi speciali, tutti conosciamo la riforma Biagi poi abrogata dal Job Act, ed è tutelato dalla legislazione dello Statuto dei Lavoratori, la legge 300 del 1970. Tutte queste discipline erano legate a quelle categorie di spazio, di tempo e di potere di eterodirezione che, come visto, vanno scomparendo. Occorre dunque interrogarsi su quali nuove tutele garantire a questi lavoratori. Tutele in grado, da una parte, di conciliare le garanzie minime di questi lavoratori, dall'altra di creare le condizioni per lo sviluppo, soprattutto nel nostro paese, perché irrigidire tutele significherebbe perdere l'occasione del lavoro del futuro e quindi perdere l'occasione di una grossa crescita occupazionale. Vi porto un esempio concreto, l'esempio dei riders di Fodora a Torino. Queste persone lavorano senza uno stipendio minimo, senza una retribuzione minima, lavorano senza garanzie sulla sicurezza, lavorano facendo uso spesso della loro bicicletta. Bene, non è giusto tutto questo, occorre forse interrogarsi su come garantire almeno un minimo salariale a questi lavoratori, metterli in sicurezza e creare le condizioni perché possano lavorare in un contesto in cui però queste piattaforme, Fodora, Uber Eats, Deliveroo, ma potrei citarmene tante, continuano a investire e a venire nel nostro paese. Ed allora su questo punto potremmo sicuramente prendere spunto dalla giurisprudenza straniera, quella inglese, quella tedesca, ma anche da alcuni orientamenti che si fanno strada negli Stati Uniti. In particolare nel Regno Unito una nota sentenza Aslam Farrar, in un caso relativo a una fattispecie Uber, ha riconosciuto al worker, cioè il lavoratore qualsiasi, quello privo delle tutele dell'employee, che è appunto il lavoratore subordinato dell'ordinamento inglese, le tutele minime dell'employee stesso. Ha esteso, cioè assimilando le due figure, quelle minime tutele collettive che sono in grado appunto di creare occupazione per questi giovani, per quelli che noi conosciamo come NEET nel nostro paese, i giovani che non trovano lavoro, che non cercano lavoro e che non si formano, è in grado di conciliare gli effetti della nuova occupazione. In Italia dunque un passo importante potrebbe essere verso uno statuto di diritti basilari comuni, forse uno statuto dei lavoratori, di cui già molti anni fa se ne parlava, molto semplice, non composto da migliaia di articoli, come spesso il legislatore italiano tende a fare, ma uno statuto che garantisca quantomeno dei diritti collettivi essenziali, diritto alle ferie, diritto alla gravidanza, diritto alla paternità, dei minimi salariali, dei minimi di sicurezza, anche a questi lavoratori. Andando subito al terzo punto e ultimo punto, mi domando se il sindacato in questo nuovo contesto svolga un ruolo rilevante. Certamente sì, perché come abbiamo visto, se vengono meno quelle categorie, viene a meno ancora una volta il ruolo storico del sindacato, che però ha l'occasione di cambiare ruolo e quindi di ribaltarsi sulla scena. Il sindacato, cioè, non sarà più l'organizzazione rappresentativa dei lavoratori che svolgono la loro attività in azienda secondo un orario prestabilito e sotto il potere gerarchico del lavoratore, ma un'organizzazione rappresentativa di questi nuovi lavoratori. Al sindacato spetta ad esempio un compito importante, quello di declinare la funzione welfaristica di queste nuove forme di lavoro, perché immaginiamo come grazie allo smart working e al crowd work alcuni lavoratori possano lavorare e conciliare le proprie esigenze personali e di vita. Potrebbero ad esempio lavorare da casa le mogli, le donne, prendendosi cura dei propri figli.
Ed ancora, il sindacato deve interrogarsi sugli elementi della retribuzione. È giusto ancora una retribuzione costituita da elementi fissi in cui l'uomo lavora a stretto contatto con la macchina e quindi in una situazione in cui la sua produttività varia nella misura in cui varia il suo contatto con la macchina. Occorre creare le condizioni per la cosiddetta crescita ricombinante, come la definisce Weizmann. E ancora, quale linguaggio parlare a questi lavoratori? I lavoratori del futuro, quelli dell'Industry 4.0, sono tutti lavoratori iperspecializzati. Tendenzialmente sparirà la figura dell'operaio classico. Dunque il sindacato è anche, e da ultimo, indotto, deve creare anche le basi per la nuova formazione di questi lavoratori, cioè quale formazione garantire ai lavoratori della nuova industria. Certamente non bastano le competenze, le cosiddette hard skill, che questi lavoratori avevano acquisito nel passato, perché ora si tratterà di lavorare in contesti effettivamente del tutto mutati, se non appunto da remoto, e quindi occorrerà molto il pensiero computazionale, la logica matematica, la capacità di lavorare in team. Si tratta di tutte quelle competenze che passano come soft skill. In definitiva, e concludo, la rivoluzione tecnologica è una grossa opportunità, l'importante però è che resti tecnica nelle mani dell'uomo, come del resto la Centesimus Annus ben dice. Grazie. Grazie. Viene fuori evidente questa contraddizione che c'è nel confrontare tra di loro le diverse velocità e cadenze dei cambiamenti, se noi mettiamo insieme le tecnologie, i mercati, la società e ancor più poi le mentalità, gli individui, le culture. Perché se guardiamo alle tecnologie c'è una sorta di continuità dei processi. Mi pare che la legge di Moore abbia proceduto in questi anni in modo continuo, ci sia stato un continuo miglioramento. Eppure nell'ambito dei riflessi di questo cambiamento in termini di posti di lavoro, in termini di crescita economica, sono stati molto diversi. E l'economia invece procede a sbalzi, ecco, voglio dire, dal Rinascimento in poi ci sono state grandi scoperte, grandi esplorazioni e conquiste dal punto di vista scientifico, ma è soltanto quando all'inizio dell'Ottocento si sono create le condizioni perché i costi del trasporto delle merci si potessero ridurre, con l'abolizione delle corn laws anche si riducessero l'impatto dei dazi e del mercantilismo, che è esploso il commercio internazionale. Quindi si è potuto separare, diciamo, il luogo della produzione dal luogo del consumo. È soltanto molto più recentemente, negli anni 90, con la rivoluzione dell'ICT, si è capito che si poteva a costo zero trasportare la tecnologia, che ha trasformato l'investimento diretto all'estero e il commercio internazionale nelle supply chains, in cui io trasferisco la conoscenza, diciamo, l'informazione in modo istantaneo e senza costi in tutto il mondo. Quindi ecco, governare queste diverse velocità è estremamente importante, perché altrimenti sorgono delle forti contraddizioni e non ci potremmo anche non spiegarci perché in economia oggi si discute molto della stagnazione secolare. Malgrado questo straordinario progresso tecnologico, c'è un filone di ricerca negli Stati Uniti che dice in realtà il sistema economico non cresce e abbiamo in fondo tassi di interesse reali, negativi, li avremo per un lungo termine perché questa spinta tecnologica ha un po' esaurito la sua capacità di avere un impatto sull'economia. È una discussione, come vedete, molto calda e che riflette anche posizioni molto diverse che dipendono proprio dalla complessità e dalla multidimensionalità del problema. E quindi è molto importante che noi guardiamo questo problema anche dal punto di vista internazionale e globale, come è la natura poi spesso che caratterizza questi processi tecnologici. E quindi è con piacere che do la parola a padre Pierre Martino Lagarde, che è consigliere speciale. Allora do la parola invece a Don Luca Peron, che ci introduce un elemento importante. Ecco, Don Luca Peron lavora nell'arcidiocesi di Torino ed è dirige questo ufficio per la pastorale universitaria, quindi ha un contatto diretto con i giovani. È un'esperienza di grandissima rilevanza.
di grandissima importanza e credo che non sempre, di cui non sempre si tiene conto, quindi da questo punto di vista bravo agli organizzatori e bravo al padre, al padre Luca che è con noi, perché veramente ci attendiamo molto, perché qui entra in gioco il cambiamento individuale. Tutte queste cose funzionano se poi è la persona umana in tutte le sue dimensioni che riesce a essere presente in questi processi, perché altrimenti se la persona umana non è fondamentalmente coinvolta si creano anche questi fenomeni di rigetto. Pensiamo a tutta la percezione politica che si ha dei fenomeni del tecnoglobalizzazione, pensiamo alle derive anche che abbiamo nel funzionamento delle economie. Non stiamo parlando dei paesi soltanto dei paesi in via di sviluppo, parliamo anche dei paesi più sviluppati, pensiamo appunto all'esperienza nei paesi anglosassoni. Quindi è molto importante, ecco, dal suo punto di vista, capire come, diciamo, questi processi impattano anche l'individuo, la persona umana, il giovane in particolare, che si confronta poi e che vede poi questi processi nei loro aspetti più problematici, più complessi. Don Luca. Sì. Ecco, grazie. Vi chiedo di fare un piccolo esercizio. La provvidenza ci dà la possibilità di farlo. Chiederei a Vittoria. Vieni, alzati in piedi un secondo, alza la mano. Voi tutti vi girerete e saluterete Vittoria. Ciao Vittoria, ecco. Questo è il piccolo esercizio che credo che la realtà oggi ci chieda di fare. Girarci o scomodarci, cambiare orizzonte, cambiare prospettiva, perché Vittoria e tutti i giovani un po' più vecchi di lei o un po' più giovani di lei possono abitare il presente e il futuro in modo reale. Vittoria è stata con noi tutto il giorno e è stata con noi tutto il giorno grazie anche al suo tablet, perché altrimenti Vittoria si sarebbe addormentata, credo, molto prima di quanto poi a un certo punto è riuscita a fare. Questo che cosa ci dice? Ci dice innanzitutto una cosa molto semplice, molto banale, che però banale non è. Noi parliamo di Industria 4.0, parliamo di ICT, parliamo di mondo digitale. Loro, i giovani, sono già tutto questo. Sono già tutto questo nel senso che sono nativi digitali, millennials, eccetera, eccetera, eccetera. La domanda che ci possiamo porre è: il fatto che loro siano digitali automaticamente li rende capaci di vivere in un mondo digitale e automaticamente li rende capaci di governare un mondo sempre più digitale? Credo che la sfida della nostra generazione, delle generazioni che sono prima di quella di Vittoria, si deve in qualche modo porre in maniera significativa. Perché se è vero che loro sono digitali e che ragionano in modo digitale e che a mio avviso vivono un'antropologia digitale, perché questo ha modificato radicalmente alcuni aspetti essenziali, per esempio la percezione del sé, la percezione della propria collocazione nel tempo-spazio, la percezione delle proprie capacità, la percezione della propria socialità. Per cui noi che siamo analogici parliamo di offline e online, per loro non esiste questa distinzione, non perché non esista nella realtà, ma perché semplicemente online è una continuazione dell'offline e viceversa. Quindi non c'è un male, un bene, un buono, un reale, un virtuale. A mio modo di vedere, almeno nella loro percezione, esiste una continuità senza discontinuità. E questo crea tutta una serie di questioni educative, antropologiche e teologiche, io insegno anche teologia dell'educazione, che mi paiono significative. E allora come possiamo provare a rispondere, no, a questa domanda? Lo farei partendo dal principio, ma proprio dal principio, cioè da Genesi 3. Dopo la nota questione del frutto dell'albero, della mela, adesso qui non stiamo alle questioni di genere, colpa di Eva, colpa di Adamo, Adamo e Adamà, insomma, tutto il pasticcio che in fondo l'umano è riuscito a mettere su, Dio che cosa dice? Poiché hai ascoltato la voce di tua moglie e hai mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato, non devi mangiare, maledetto il suolo per causa tua, con dolore ne trarrai il cibo per tutti i giorni della tua vita. Spine e cardi produrrà per te e mangerai l'erba dei campi. Con il sudore del tuo volto mangerai il pane finché non ritornerai alla terra, perché da essa sei stato tratto. Polvere tu sei e in polvere ritornerai. Questo in fondo è stato sin dall'inizio il problema di fondo dell'umanità. Sfatare questa profezia.
Se ci pensiamo, tutte le strutture economiche, tutte le rivoluzioni industriali, la ruota, la macchina a vapore, tutto quello che abbiamo inventato, aveva come obiettivo risolvere questo problema, sostanzialmente il problema economico. Togliere di torno questa fatica maledetta, perché è una maledizione, che ci è stata data, in qualche modo ritornare a gestire, ad essere nel giardino amici di Dio e passeggiare cogliendo fior da fiore. Questo che cosa significa? Significa che abbiamo lavorato nel corso dei millenni per tentare di fare questo e alla fine non è che ci siamo riusciti. Perché la cosa interessante è che continuando a lottare per sfatare questa profezia, e oggi è stato detto in più modi, ci siamo trovati a togliere la fatica dall'umano, però non sapere più dove collocarlo questo umano. Non sappiamo più dove metterlo, che cosa fargli fare. Allora, sappiamo bene dalla dottrina sociale della Chiesa che l'umano è chiamato a cooperare con il divino, è chiamato a amministrare il creato. No? E allora credo che sia questo il punto d'innesto che è profondamente digitale. Cioè c'è questo incontro creativo, immaginiamo la Cappella Sistina, che ci riporta ad un centro. Con qualcuno prima si diceva, una delle soluzioni, riportiamo al centro l'umano. Riportare al centro l'umano significa replicare il peccato originale. Noi credo che non dobbiamo riportare al centro l'umano, dobbiamo riportare al centro il divino umano. La cristologia ci insegna che l'umano al centro, da solo, è un'eresia, una scelta. L'umano da solo distrugge il creato, perché diventa l'idolo di se stesso. Se al centro mettiamo l'umano divino di Cristo, cioè un umano che ha accanto a sé una dimensione trascendente, immaginiamo per un credente cosa questo significa, ma anche per un non credente, immaginiamo una dimensione etica, una dimensione filosofica, allora da lì possiamo, credo, innestare ed educare i nostri giovani a rispondere a quello che è la fatica più grossa di questo tempo. Io riscontro ogni giorno nei corridoi dell'università, parlando con loro, ma che le indagini demoscopiche ci restituiscono, che è la profonda frantumazione di questa generazione. Sono frantumati in mille rivoli. Sono forse per questo capaci ad adattarsi meglio ad alcuni aspetti della complessità. Ma non sono per questo capaci di governare la complessità, proprio perché la complessità è complessa. L'unico modo per risolvere la frantumazione, per risolvere la schizofrenia di questo tempo, per risolvere l'indeterminatezza di questo tempo, rispetto a tutto, anche all'affettività, al fatto stesso di essere uomini o donne, è riportare un centro che unifichi e dia un orizzonte più ampio. Newman diceva che la teologia all'interno dell'università è ciò che permette all'università di non mangiare se stessa, perché dà una dimensione veritativa a qualunque tipo di studio, per cui una disciplina non si mangia un'altra dicendo che io sono padrone di te, non nessuno padrone di niente, ognuno ha il suo spazio che determina il mosaico. Quindi dalla frantumazione si arriva alla comunione. Ecco, questo che credo sia il primo principio ordinatore ed educativo, soprattutto rispetto al digitale. Cioè, come è stato anche prima accennato, riportare all'interno del mondo digitale, ma non solo, però attraverso il digitale questo è fattibile, degli elementi di unificazione che siano in qualche modo legati, lasciatemi dire così, alla metafisica, altrimenti la fisica implode in se stessa. Dare una dimensione valoriale, dare una dimensione etica, dare una dimensione trascendente che permetta, tra l'altro, di recuperare tutta una serie di situazioni, di relazioni che col tempo abbiamo perduto, ma che il digitale ci obbliga a recuperare. Noi siamo analogici, loro sono digitali, loro hanno bisogno di una lettura e di un giudizio della realtà analogica, noi abbiamo bisogno della loro capacità di stare nel digitale. Questo banalmente crea una relazione tra generazioni che abbiamo perduto da tempo, la capacità di imparare gli uni dagli altri. Quello che Gesù a un certo punto fa, prende un bambino e lo mette nel mezzo. Quello che molto spesso Papa Francesco ci ricorda, no? Dai più piccoli, dai più fragili, abbiamo qualcosa da imparare. Sono loro che possono essere il motore di una nostra educazione. Nello stesso tempo noi non dobbiamo rinunciare a quello che siamo, all'adultità che rappresentiamo e dal punto di vista dell'analogico che siamo, una capacità di stare nella realtà, forse per certi aspetti più in presa diretta rispetto a chi è digitale.
Però la commistione di questi fattori, e concludo, credo che possa restituirci un atteggiamento nei confronti delle questioni che qui abbiamo affrontato, che diventa in qualche modo antropico, cioè capace di conservare l'umano nella sua essenza, capace di generare e rigenerare l'umano in quello che l'umano effettivamente è, a partire da quello che l'umano strutturalmente è chiamato ad essere, l'amico di Dio. Quindi non soltanto un umano finito in se stesso, ma un umano aperto ad un oltre e da credenti, diciamo, ad un altro, che gli restituisca quella capacità di essere se stesso e di stare nella realtà, che sia analogica o che sia digitale, senza distruggerla, ma amministrandola, amministrandola fino in fondo, come era quello, il mandato originale che il libro della Genesi ci ricorda, appunto, di stare nel giardino da amico di Dio, di coltivare quel giardino, di amare quel giardino e di sentirsi amato da quel giardino, non più in lotta con la realtà per sopravvivere ad essa. Grazie.